Signore a casa, bentornate! Siamo di nuovo qui con Davide Pezzuto, grandissima richiesta. Ce l'hai visto? Che successo è Lo stata la sapevo io. precedente? Non lo so, penso che abbiamo fatto un po' di casino, comunque va bene, dai. E adesso ti voglio proporre una ricetta più, diciamo, territoriale e stagionale. Ok, Ok? cosa Quindi prepariamo? partiamo dalla fettuccina, No, dimmi ok? il nome intanto, che devo segnare sulla lavagnetta gli ingredienti. Appunto, fettuccina, tuberi e tartufo bianco. Ok, allora, fettuccina. Fettuccina, tuberi e E tartufo. tartufo bianco. Quante persone cuciniamo oggi? Beh, noi siamo solo in due, però se vuoi lo faccio un po' più per il cane pure, perché no? Va bene? Sì, dai, per due persone, dai, facciamo sempre per due persone, che così almeno facciamo veloce. Ok, allora partiamo dagli ingredienti, no? Allora, in questo piatto innanzitutto abbiamo bisogno di tre pentole, diciamo, dell'acqua che Anche bolle, perché della se servivano tuberosa. quattro pentole, quindi quattro fuochi, non ce l'avevo, non potevamo fare la ricetta. Capito? Come facevamo? Allora. Quindi E abbiamo sempre bisogno di un brodo vegetale di base, ok? Penso che lo l'ingrediente, sanno fare signora, per tutti fare quanti. brodo vegetale, se non lo sapete fare, vedete la puntata precedente, quella che ha avuto un successo mega galattico. Capito? Mi hanno chiamato a Perché lì. casa a insultarmi, dicendo, ma come fa le lenticchie con la curcuma? No, facciamo quella. Comunque, va bene, dai. E no, perché lì ci sono tutti gli ingredienti da poter inserire, magari aggiungere, magari uno non ci pensa, dice, ma posso mettere anche questo nel brodo? Sì, la cucina Quindi se è volete scoprire come arte, fare il amore, brodo. ma anche tanto cambiamento. Magari provate qualcosa sempre di nuovo E se volete inserire qualche ingrediente e viene bene, ci fate sapere. Ti fanno sapere, Poi magari. te lo dico, così Come? Puoi cambiarti poi tu. ti avviso. Va bene. Poi allora, abbiamo detto brodo Abbiamo detto, vegetale. sì, del brodo vegetale serve come base, quindi la pentola dell'acqua che bolle, un saltiere, che il saltiere faremo tutto qua, diciamo, la base della pasta. Per la preparazione invece usiamo uno spicchio d'aglio che lasciamo in camicia, Ok, vedi? quindi aglio. Ok? L'aglio in camicia, l'aglio rosso di Sulmona, io uso e lo lascio intero e già lo metto qua dentro. L'olio, perché ci va l'olio, io uso il mio, della nostra azienda agricola, Ager, e lo continuo a mettere qui, va bene? Lo chiudiamo. Ma quest'olio lo si può trovare solo nel tuo ristorante? Dove si può acquistare? Sì, perché noi abbiamo una piccola produzione, quindi la riserviamo per la nostra, diciamo, preparazione, per le nostre preparazioni e più per i clienti che frequentano il ristorante, perché magari quando assaggiano la nostra pasta poi se la vogliono portare a casa, perché sono prodotti comunque, ricordiamo, genuini innanzitutto e biologici. Che tipo di grano usate per quanto riguarda la pasta? Allora, questo è un Serratore Cappelli che abbiamo coltivato nel 2016, abbiamo pastificato quest'anno. Da qualche mese ci dà un risultato fantastico, siamo certificati biologico e quindi questa è la nostra pasta. Guarda, quanto è bella, tu mai visto la Ma pasta? acquistate questa pasta per Natale, può essere un regalo fantastico in un mega cesto. Sicuramente è una pasta che non si A me trova. se mi portano poi cucinato ancora meglio. Vabbè, questo è un messaggio subliminale, quasi porta nel cesto di. Ho capito, dai, avete capito Ma tutti quanti, no, che qui dai. va bene, ok. Allora, brodo vegetale, aglio, pasta. Aspetta, Ah ancora la no, pasta. pasta ancora Facciamo no. brodo vegetale, l'aglio, olio, poi ci mettiamo un po' di tuberi e usiamo quelli più Carota. la carota, per esempio, che mi piace con il tuberò, il cipollotto, un bel cipollotto fresco, rosso. Guarda quanto è bello questo. Sì, bellissimo. Cipolla Ti rossa. piace la cipolla a Sì, però non la digerisco tanto, sto un po' appesantita il giorno dopo, però. te? Ma tanto lo mettiamo poco a poco e poi l'importante è farla stufare per bene, mi sto frescando. E un po' di cipolla, un po' di topinambur che io l'ho trovato selvaggio, selvatico, un po' selvaggia come te, tu mi Ambur. sembri un po' selvaggia pure, no? Sto convinta che se non ti stiri i capelli, sta così, Non esageriamo, questi sono no? così proprio naturali. Nativo. Bene, bene, Topinambur, bene. topinambur, Topinambur, che lo troviamo topinambur. selvatico nella nostra Che cos'è? gabbia. Spieghiamolo.
È una radice. È una radice. Se vuoi trovare radice, il fruttivendolo, al supermercato, la troviamo. Okay. Prima, insomma, dovevi un po' viaggiare, mentre adesso si trova un po' ovunque. Perfetto. Quindi topinambur, cipollotto, carota, abbiamo detto. Poi l'allunghiamo con la base, con il brodo vegetale, che abbiamo già scritto. E poi, costruiamo il gusto per mantecare la pasta. E legarla con un po' di burro, perché ci va in, questo, okay, in questa preparazione, che è molto leggera, non abbiamo, sai, cose troppo corpose, quindi ci possiamo mettere un po' di burro. E poi che richiama anche, qui dobbiamo costruire una base per esaltare il prodotto finale, che cos'è? Il tartufo bianco. Quindi burro, parmigiano, 30 mesi ed erba cipollina alla fine, va bene? Si scorda da qualcosa? No, erba cipollina e il tartufo. Erba cipollina. Quindi cominciamo dall'olio, aglio e cipollotto. Guarda, siccome stiamo facendo un gran casino, voglio ricordare gli ingredienti. Brodo vegetale, aglio, olio, carota, cipolla rossa, topinambur, burro, parmigiano, erba cipollina e tartufo bianco. Ah, la pasta ci manca, non ci abbiamo messa? No, è la fettuccina. La fettuccina della mia campagna, la fettuccina che qui abbiamo messo l'etichetta di One. La fettuccina di One, perché ho detto così non si offende nessuno, solo pasta mia, basta. Almeno so quello che mangio. L'importante è sapere quello che si mangia. Quindi tagliamo il cipollotto, vedi? Bello fine. Sì. Ok, zac, questo togliamo. Ascolta, tu che non ti piace tanto parlare di te, eccetera, raccontami un po' il tuo percorso, come hai iniziato a cucinare, da dove è nata questa passione? Sbaglio, per nutrirmi. No, scherzo. sì, io la verità è che non ci avevo proprio in testa di fare il cuoco, io volevo fare il contadino. Volevi fare il contadino? Adesso tanti ragazzi vogliono tornare a questi... Ma magari, perché la verità è che non dimentichiamo che l'agricoltura è la base dell'economia mondiale, e se siamo in queste condizioni di crisi così è proprio perché si sono persi questi... Mi tieni pigiato per favore il gas? Grazie, madonna, che collaboratrice. Aspetta. Ok, aspetta, rifacciamo. Aspetta un altro poco, 1, 2, 3. Okay. Eccolo qua. Guarda, quando mi hanno fatto questo fuori questi fornelli. No, non fa niente, facciamo come gli antichi. Sì. Ok? Ci diamo con l'accendino. Con l'accendino, con il fiammifero, oppure con la pietra. Però l'importante è che l'accendiamo. Insomma, che stavamo dicendo, scusa? Com'è nata la passione per la cucina, per questo lavoro? Ah, pensavo che te ne eri dimenticata. No. io la verità volevo fare il contadino ed è stato un ripiego inizialmente, perché insomma mi volevo mantenere da solo, e per me la scuola che ti indirizzava subito a un lavoro era la scuola alberghiera. Veramente l'ho fatto così, perché in azienda agricola, diciamo, dallo zio non mi mancava il lavoro, però l'estate mi conveniva un po' più andare a fare la stagione, perché era un po' più pagata, e quindi così. Poi, tra il fatto che l'agricoltura, sai, sempre che, insomma, tende a campare, non va mai bene. E questo lavoro, che invece mi spingeva molto avanti perché mi dicevano che ero bravo, no, non so come, boh, comunque, e alla fine... Ma il salto di qualità. A un bivio mi sono trovato a dover scegliere. Perché proprio per esigenza, e ho scelto di fare il cuoco. E siccome facevo le stagioni, Rimini, montagna, così, ho detto ok, faccio il cuoco, però lo voglio fare alla grande. Quindi ho mollato i soldi, i contratti, queste cose qua, perché io a 21 anni già facevo lo chef, guadagnavo molto bene, e ho ricominciato da capo, in grandi strutture, guadagnando 4 volte meno, però imparando, quindi facendo di nuovo la gavetta. E da lì è stato, diciamo, un'escalation che ho voluto sempre di più, dai 4 stelle a 5 stelle. Ma come sei finito nella cucina di Iceberg? Non si può dire in televisione, sai? No. Diciamo fortuna. Comunque, no, fortuna. L'hai conosciuto prima? Quando frequenti questi ambienti, insomma, e sei valido, sei una persona seria e ti lasci dietro sempre rapporti buoni con i tuoi colleghi, specialmente con gli chef in cui vai a prestare servizio,
sono loro stessi a trovarti il lavoro. E quindi magari dopo fatto il percorso in una cucina è giusto anche cambiare, quindi uno fa un anno e mezzo, due, poi cambia, sono gli stessi chef che ti consigliano di andare da questo o da un altro posto. E poi, così sono arrivato io da Heinz. Heinz non ha neanche voluto vedere il mio curriculum, lui mi prese a scatola chiusa. Perché? Perché uno dei suoi ragazzi, ex ragazzi di cucina, e gli disse se gli serviva qualcuno c'ero io. E lui disse, parlando al telefono con me, non me lo dimenticherò mai, disse non fa niente per il colloquio, vieni, mi fido di Massimo. Lui si chiamava Massimo, chi mi ha mandato da lui. E poi hai deciso invece di aprire a un certo punto un'attività tutta tua. Sì, poi da lì ho servito ancora Heinz alle Paiotto a Pescara, perché lui voleva che io cambiassi poi dalla pergola, dopo aver fatto tutta l'escalation da comì a passare a sous chef secondo di cucina. E quindi ad arrivare alle Paiotto, quando io ho fatto tutta questa escalation, lui poi mi ha mandato a Pescara. E devo dire che è stata conoscere l'Abruzzo in questo senso è stata uno dei risvolti più importanti della mia vita, perché io in Abruzzo mi trovo benissimo, sto bene. E alle Paiotto è durato 2 anni, è stato un bellissimo rapporto di lavoro. Però poi ho pensato che una situazione più adatta a me è proprio quella del divano, una situazione un po' più piccola dove ci si può concentrare un po' di più nel fare proprio ristorazione gourmet. Ma io 7 adesso... tavoli, scusa, questa curiosità, 7 tavoli, ma quanti posso sedere? Dipende come si riempie. Ma quando sono grandi tavoli, cioè sono piccolini, sono tavoli da 4. Per esempio a San Valentino è una tragedia, perché sono tutte coppie e quindi fai 14 coperti, però solitamente dipende da quanti commensali, cioè dalla richiesta di prenotazione. Ovviamente se hai 2 o 3 tavoli da 4 aiutano a fare più numero. Certo. Rispetto che a riempire da 2, no? Certo. Quindi diciamo è quella anche la scelta. Qui stiamo facendo sempre il cipollotto, mettiamo anche il topinambur, zac zac, vedi bello bianco così. Ti aiuto a girare, dai. Mi ricordavo che eri un ottimo assistente, anche l'altra volta se non mi sbaglio ha fatto quasi tutto tu, io guardavo soltanto, quindi ti prego di curare il mio topinambur, il mio cipollotto, come se fosse... In ottime mani. In ottime mani, perfetto. Ok, e voilà. Mettiamo anche questo, poi usiamo un'altra radice sempre così, la carota. Ok. Ma un piatto per essere veramente top, quali requisiti deve avere? Un piatto per essere top? Per essere top. Non lo so, questa è una domanda veramente difficile. Non lo so, per esempio... Innanzitutto sì. Lo devi desiderare, penso, perché anche un hamburger può essere top se lo desideri in quel momento, no? Questo è vero, magari, una bella risposta. E magari tu sai, oggi mi voglio mangiare, cioè oggi voglio fare proprio una trashata, vado da McDonald's e alla romana dici, me sfondo, capito? Allora vai lì e ti mangi un bel hamburger e ti può appagare. Cioè, quindi è da 10 e lodo in quel momento. Bravo. Dipende dal desiderio che hai in quel momento. Ovviamente. Comunque, vabbè, in linea di massima i prodotti devono essere di ottima qualità, bisogna fare giusto mix, no? Questo. Devi fare un giusto mix, qualità, rispetto della materia prima, tecniche di cottura, abbinamento, diciamo non strozzare troppo. Per esempio, prendiamo per esempio questo piatto, no? Allora la domanda. Ti posso correggere la domanda? Allora, la domanda sarebbe, questo piatto, qual è il segreto per far venire bene a questo piatto, no? Allora, questo piatto è l'ingrediente principale. Allora, qui stiamo facendo la base, comunque faccio una piccola parentesi, saliamo sempre la base. Ok? Quindi, così, perché ogni cosa deve avere il suo gusto. E quindi qual è questo ingrediente per far venire bene la ricetta? In questa ricetta l'ingrediente fondamentale è il tartufo bianco. Tartufo bianco, ok. Quindi prendiamo un po' di prodotti neutri, ok? Qua il cipollotto, che è una base, un prodotto di base. La carota è un prodotto di base, no? Si usa in tutti i fondi, no? Quindi tolgo l'aglio in camicia intanto,
Eccolo qua. E lo metto di qua. È un prodotto di base. Il topinambur, no? È sempre una radice, no? E quindi anche il topinambur dà un gusto un po' dolce, però anche lui è un prodotto di base. Ovviamente se voglio assestare il tartufo. Ma questo topinambur, una specie di patata, che cos'è? Sì, è una radice, è tipo una radice proprio, sì, come una patata, però si chiama topinambur. E il nome, anche se può sembrare qualcosa di che ne so, di straniero, in realtà poi l'ho scoperto pure io che è tutto. Si trova qui anche selvatico, specialmente in Abruzzo. Allora, qui sto bagnando siamo, con un po' di brodo vegetale. Non metto vino sempre per il stesso discorso. L'acidità in queste piastre è un zero. Perché dobbiamo appunto esaltare. Il vino ce lo mettiamo nel bicchiere. Bravo. Questo mi piace. E quindi mettiamo un po' di brodo. Okay, e portiamo a cottura, però non troppo, questi tuberi. Che bel piatto! Deve venire bello, colorato. Ah, questo qua, proprio. Pensavo. Complimenti alla porcellana. Ma non ti posso dare complimenti prima che assaggio. Cioè, non posso dare il tuo per scontato. Cioè, ci sono rimasto male. Vabbè, ma tu lo sai, sono severa in queste cose. Ok. Nel frattempo io apro la fantastica pasta. Che fai tu con le tue mani? Che faccio io. Sì. No, proprio con le mie mani, però. Vabbè, diciamo che è merito dei contadini che ci aiutano, Bruno, Giuseppe, che sono due top, sono la mia isola felice quando vado in campagna, che li ascolto, che mi parlano, capito? Uh-huh. E poi che mi portano questi bei prodotti sempre da assaggiare e da fare. Io intanto posso mettere anche la pasta. La pasta. La nostra, quanti minuti deve stare questa pasta? La nostra pasta, diciamo 6 minuti. 6? Diciamo 6 minuti, sì. E 6 minuti in pentola, diciamo con l'acqua, e poi il resto lo ultimiamo in pentola. Cioè, in tegame. Voglio capire, cioè nel senso, viene un po' in brodo questo. No, si deve ritirare. Stiamo creando una base che poi. Ma poi scoliamo e mettiamo lì dentro? Dai, dammi un'anticipazione. No, questa è una base, no? Per un costruire un gusto. Uh-huh. Okay? La pasta comunque assorbe liquidi, no? Quindi è una quindi assorbe tutta questa. Sì, assorbe tutto questo. Io ho sempre paura quando magari scolo quelle due volte che scolo la pasta. L'importante è non farci andare tantissima acqua perché poi mi viene tutto ammollato. Invece no, questa no, la facciamo. L'importante proprio è non leggere mai le etichette della cottura, perché quelle ingannano, quelle ti danno un tempo di un prodotto pronto. Ti ricordo che ce l'hai messa tu la tempistica in questa pasta. Davvero? È sempre colpa dello Stato italiano, quello vuole che ci mettiamo. Ecco. No, vabbè, no, scherzo ovviamente. No, il tempo si riferisce sempre a una cottura ultimata, o al dente, come dicono loro, no? Okay. Ultimata. Però se io devo calcolare che questa pasta la devo insaporire, devo dare meno cottura. La cacciamo un pochino prima e poi la ripassiamo in padella. Cacciamo mi piace, cacciamo. Che cosa ripacciamo altrimenti? E, diciamo, la scoliamo. Vabbè, la caccia, quindi. Se si scola si caccia, dai. No, mi ricorda bene. Ne vorrò utilizzare con uno chef. Caccia la pasta, no? Qui si usa nel corso dire caccia la pasta. Beh, sì. Io nel frattempo sto tagliando l'erba cipollina, vedi, fine, sempre per esaltare il gusto del tartufo. Poi la mettiamo per colorare un pochino? Eh sì, per colorare e per insaporire anche, perché questo tocco, diciamo, di erba dà freschezza ed esalta ancora il gusto del tartufo, ok? Ecco qua, e questo dovrebbe bastare. Vediamo sempre come sta funzionando la pasta qui dentro. Ok, sta andando veramente bene. Ok, vedi? Questa già si è comunque, una volta che si è, diciamo, stirata, no? Che ha perso la sua e durezza, la sua essiccazione, questa la vorrei già tirare fuori, ok? E ultimarla là dentro, perché se finisco la cottura là dentro ho una migliore concezione di aggiustarla di gusto.
Ok? Perfetto. Quindi intanto voglio ricordare alle signore a casa che se vogliono venire a trovarmi, se vogliono venire a fare una ricetta particolare, a raccontarmi una storia ai fornelli e preparare qualcosina insieme, possono tranquillamente contattarmi su Facebook, Ludovica Pelliccioni. Forse poi potranno venire anche a cucinare da me, se saranno fortunate vengono a cucinare qui a casa di Ludo. Sì, sì, diciamo che... Come te, ti sei fortunato? Fortunatissimo. Sì, sì, no, per me è divertente. A me, a parte che piace cucinare, quindi insomma, non è che... È molto divertente, mi piace anche fare queste dimostrazioni, soprattutto mi piace pensare che la gente a casa riproduce uno dei miei piatti, no? O no? Certo, certo. Ecco. A proposito... Se non avete preso tutti gli appunti per fare questa ricetta, se la volete rivedere, se volete rivedere la puntata, potete tranquillamente farlo andando sul nostro sito internet di Teleponte o sui canali social. Giusto. Questa ricetta la metterai anche tu sul tuo sito? No. Sì, sì, come no. Devo andare a controllare tra qualche giorno. No, in carta ce l'ho più o meno uguale, solo che faccio una chitarrina all'uovo in carta, quindi... No, ho detto metterai questa ricetta sul sito... Questa puntata, cioè, la facciamo vedere, la facciamo conoscere. Va bene. Come potrei... Ah, certo, quindi ci porto una replica qui. Non ha fatto l'originale, mi stai dicendo questo? No, qui l'ho impreziosita dalla mia pasta, dalla mia pasta biologica. Ecco, allora. Quindi adesso questa sta cominciando, diciamo, a fare il suo, assorbire la cottura, no? Cioè, il brodo. A questo punto aggiungiamo un po' di sale. Non pensare che abbiamo finito, perché l'ho tirata su. Ma questa salsa dovrebbe, secondo me è molto saporita, mettiamo sempre sale. Non lo so. Perché dopo lo sai che dopo ripassiamo i voti, Lo sai che si dicono quando metti troppo sale sei innamorato? Si usa qua a dire così. Oddio, guarda, non so preoccuparmi. No. Dai, allora, a che punto stiamo? Oddio. Siamo a un punto, diciamo, che stiamo facendo assorbire le... Ma deve ritirare tutto questo condimento sotto? Sì, deve ritirare un poco, però già siamo a buon punto. Io preparo le forchette intanto, se le ritrovo. Qui cominciamo a mantecare con un po' di burro. Ok? Di burro. Cominciamo a saltare. Ok, io vorrei spostare un attimo la... Ci penso io che così accendo... Aspetta, mettiamo la copretta. La pentola della pasta. Non me la appoggiare assolutamente. No. Facciamo cadere la metto di qua. Così. La metto di qua, non ti preoccupare. Perfetto. La facciamo... Per appoggiarla sopra le altre cose, dove abbiamo il lavandino pieno. Quando si cucina... Qui c'è stato molto da fare. Ecco qua, raffreddiamo anche la pentola. Vabbè, no, ho spostato perché volevo un fuoco un po' più forte, un propulsore un po' più potente, diciamo. Ok, così mi aiuta la mantecazione, perché la pasta ha bisogno anche di essere un po' trattata, sai, un po' di polso, no? Certo, saltarla, certo. Così mettiamo un altro goccetto di brodo, vedi? Io intanto assaggio un po' di salsa, poi mettiamo un po' di erba cipollina a questo punto, molto saporita. Ok, salsa, ok. Vedi che sta cominciando a risolversi. Mettiamo un po' di parmigiano. Ah, con il tartufo va anche il parmigiano? Sì. Sì, perché la pasta deve essere anche equilibrata, no? Se no ti trovi, ti manca la parte un po' proteica e grassa allo stesso punto, no? Quindi mettiamo un po' di burro, un po' di tartufo, vedi come manteca così, sa? Sì, ecco. Va bene. Spacchiamo tutto. Non stiamo la cucina per fare questo piatto. E cosa manca a questo punto?
Il manca tartufo. Un po' d'amore. Cioè il tartufo, eccolo. Fantastico il tartufo. L'ingrediente top della ricetta. Vuoi dare una annusatina? Che profumo. Profuma? Profuma. Ma comunque, com'è possibile che profuma più quello nero? Può essere? Sono diversi, no, assolutamente no. Sarà più profumato. Nero cioè, è più intenso forse, può essere? Nero, allora, il nero... Anche se meno pregiato rispetto al bianco. Nero è un po' più nocciolato, insomma... ha un gusto un po' diverso. Allora andiamo a impiattare qua, ok, facciamo così, zac, con una bella forchetta. Ed è arrivato il momento più bello di tutta la puntata, per noi, per me, per te. Le signore dovranno rifarlo, le signore si dovranno arrangiare a casa a rifarlo. Oddio, se non trovate la mia pasta al supermercato, cosa che... Non la troveranno perché devono venire da te. Cosa ci possono mettere? Una qualsiasi pasta? Sì, una bella fettuccina, anche con dei grani convenzionali, non è questo un problema, quindi c'è un po' dei tuberi. Però ci sta meglio un grano particolare, una farina particolare. No, io questa è una semi integrale, per dire, no? Che noi usiamo un po' di crusca, tutto quanto. Quindi mettiamo un po' di... carote ancora, zac. E tac. E poi lo ultimiamo con una bella grattatina di tartufo. Ed io ho portato la gratta tartufi che... Io sto prendendo con la forchetta qua da 5 minuti. Lo vedo. Io sono pronto con il tartufo, una bella grattatina, che gli diamo un po' di gusto. Gli diamo, diciamo, il tocco di classe. Facciamo vedere che bel piatto è venuto. E vai, è tutto tuo. Eccolo qui. Ed ora assaggiamo. Ed ora assaggiamo. L'assaggio anche tu. Assaggio anch'io? Ah sì. E vai. Oddio, per mangiare la pasta, guarda questa lunga. Lucrezia. No, tu non puoi mangiarla. Anche il tuo cane ti parla? Il mio parla anche troppo. Com'è, buona? I nostri cani non si conosceranno mai. Tu un pitbull hai. Io una piccolina. Buonissimo. No. Faccio il mio cane Prince. Finisco questo, poi non posso parlarti perché poi mi richiamano, dice Ludovica tu mangi mentre parli. Però mi piace mangiare, parlare, sono rustica, però non posso, dai. Senti, faccio l'ultimo, poi dopo me lo finisco con calma. Dicevi? Dicevo che comunque questa è una ricetta di questo periodo, da appena esce il tartufo, diciamo, i primi di Roma. Quest'anno abbiamo cominciato un po' più tardi, diciamo, fine ottobre. Comunque di solito qualcosa prima si può trovare, fino a ottobre, fino al 31 dicembre, insomma si può fare. Quindi affrettatevi, avete ancora un mesetto, un mesetto e mezzo. Un piatto che fondamentalmente il costo principale è il tartufo, però se no è un piatto povero. Va bene, dai. Di per sé. Vale la pena spenderci un pochino. Poi non ce ne va tantissimo, no? Sì, anche perché insaporisce bene, no? E certo, è buonissimo. Anche per oggi è tutto, grazie per essere stato qui. Grazie a te. Sei sempre gradito ospite. Il benvenuto a casa di Ludo. E ci vediamo domani. Benvenuto. Il benvenuto. Ci vediamo domani con una nuova puntata.